Ecco, direi che ho trovato dove far decolare il drone. C'è un po' di vento, eh. Vabbè, se mai ti dice return, please. Bene, fans, siamo qui sul Gran San Bernardo. Adesso proviamo a far volare il drone, anche se col vento. Vabbè, proviamo. Luna, proviamo? Proviamo. Tanto mica l'hai pagato tu, che cazzo te ne frega? No, dopo devo sopportarti. Ciao fans, nella prima parte di questo viaggio siamo partiti da casa in direzione Val d'Aosta, ma siamo usciti dall'autostrada Quincinetto in Piemonte per risparmiare, perché l'autostrada della Val d'Aosta è la più cara d'Italia. Una volta usciti dall'autostrada ci siamo diretti verso il forte di Bard, che abbiamo visto solo da fuori, e dopo Bard abbiamo puntato verso Brusson per fare il Colle della Gioia. Quasi in cima alla salita, però, il Duke ha pensato bene di spegnersi, facendo comparire sul monitor un errore dovuto alla temperatura troppo alta dell'acqua. Dopo aver lasciato raffreddare la moto, siamo ripartiti facendo tutta la discesa fino a San Vincent. È proprio qui che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi alla seconda parte di questo viaggio. Buona visione! Ok, mo la strada è una sola, dovrebbe essere questa. Allora, Gran San Bernardo. Bene, fans, abbiamo finito tutta la statale, che al ritorno balzeremo facendo l'autostrada, perché era veramente una noia infinita. Abbiamo superato Aosta, siamo usciti e adesso stiamo seguendo le indicazioni per colle del Gran San Bernardo. Anche se ci piace di più la San Bernarda, però vabbè, ci accontentiamo del Bernardo. Ecco, accontentiamoci del Bernardo. Quindi adesso c'è davanti Lady KTM, seguitela su Instagram. Instagram, se non la seguite di già. Ma questo? Questo va fortissimo in discesa. Ma la Twingo gialla? Quando vedi la Twingo gialla un po' di anni fa partivano i lividi. Sì, mi ricordo.
Cioè, in generale era la macchina gialla. Sì, la macchina gialla. Il Grande San Bernardo delimita che cosa, Luna? Le Alpi. Delimita le Alpi. La Francia dell'Italia. No. La Francia della Svizzera. No. No, l'Italia dalla Svizzera. Sì, beh, le sparate tutte. Beh, se quella montagna lì davanti mi sembra bella alta, eh. Ecco, cioè esci di più. Boh. Attenzione, che autostrada, che strada. Ma è un'autostrada di montagna questa. Qua asfalto super. Senti che frescura. Oh, qua si sta bene, speriamo mi si raffreddi anche la moto. Pena. Mi chiedevo perché ci fosse il 50, poi ho capito. Anch'io. Dai, dovrebbe iniziare la salita. Cioè, quella vera. Comunque quanto è più bello girare quando il cielo è azzurro. Sì. Cioè, non mi venire a dire che quando piove è uguale. No, no, no. Cioè, guarda lì davanti, cos'è, una cartolina? Bella. Ecco. Adesso avremo tutta la lente bagnata. Dove vado? Destra. Come destra? Ah, qua. Di là traforo. Di qua è passo. Amore? Sei davanti? Ma è solo una la strada, patata. No, no, fa niente, dai, voglio che sei davanti. Praticamente di là facevi il tunnel, che sarà a pagamento sicuramente. E di qua scollini. La puoi prendere. Hola, hola, hola. Ma per ora asfalto al livello della Svizzera. Paesaggio mi sembra bello. Madonna, guarda che strada. Wow. Ma che spettacolo. Sembra Furka. Vai, qua inizia la strada seria. Mi sto divertendo. Tu? Sì, anch'io. Speriamo si diverta anche il pubblico a casa. Molto bello. Ti ha superato una moto? Mi ha superato una moto, sì. Guarda qua che spettacolo. Patata? È strabello. Bellissimo, sì. Guarda, c'è un altro. Sembra un piccio anche questo. Sono fissati con le cose a forma fallica. Bellissimo. Somiglia un po' al Nivolé, no? Beh, oddio, l'asfalto non c'entra niente. Vabbè, ok. Cioè, qua veramente è perfetto, non c'era una buca. Ma è gigante sta pietra qua che si erge verso il cielo. Bellissimo. È gigantesca. Mi è scivolato il posteriore. Ecco, sta attenta. Mi sa che sono andato sulla linea. Cioè, ma che roba. Beh, non vicino alla gente. Ovviamente. Ah, qua c'è la dogana. Parte 2473. C'è un sacco di gente però. Ovviamente qua si fermano tutti perché ci sono i parcheggi, andiamo oltre. Andiamo a fare una foto lì. No, c'è la rete. Vabbè. Ah, oltre possiamo la rete, bene. Non male, eh. Fico. Metto sempre la parte sbagliata io. Non starò mai su. Ma diciamo che hai dei problemi a mettere il cavalletto in generale. Io non ci arrivo. Madonna santa. Cosa c'è? Gli sei andato addosso. Se faceva così la recuperavo dal lago. Non è vero. Ti stavo guardando e c'è un video. Lo scommettiamo? Cioè, boh. Non è vero. Ci fermiamo qua un attimo? Sì, va bene. Riprendiamo dopo la sosta? Sì. Fans, ci fermiamo qua un attimo a mangiare. Bene fans, abbiamo mangiato qua in cima al Gran San Bernardo. La vista è veramente notevole. Come vedete si sta increspando tutto il lago perché c'è un sacco di vento.
Guarda che cani. San Bernardo. Che fichi. Quando al colle del San Bernardo trovi San Bernardo. Play it safe. Li hanno messi in tutta la Svizzera sti cosi. No, anche perché se qua play non safe e vai giù nella scarpata muori sicuro. Mica un masso. Sì, no, infatti quando passiamo, che saliamo, magari lo sposto. Cioè, fai girarti? Sì. Bene, dai, facciamo inversione senza ammazzarci. Ah, ma su? Eh sì, torniamo indietro. Ah, non scendiamo? Ma che cazzo scendiamo a fare? Perché? Amore, sono le 4, dobbiamo andare anche all'altro e poi tornare indietro. Io pensavo che scendavamo. Ma se vuoi scendere un pezzo, scendiamo. No, pensavo che la strada proseguisse di là. L'altro San Bernardo? Eh. No, devi scendere fino a Osta e a Courmayeur. Il piccolo San Bernardo invece scende in Francia. Ma sono due cose diverse e sono lontane una dall'altra. Ah, ok. Il mio senso civico mi fa spostare la pietra. Ok, così se arriva uno dopo non rischia di ammazzarsi. Back in Italy. Italy, Italy. Comunque mi è piaciuto un sacco. Sì, anche a me. Asfalto top, vista quando sei in cima veramente bella. Strada da dronare spettacolare. Vai davanti tu. No, tu. Però tu stammi dietro, eh. Che figo. Ti ho già persa. Dai, amore, credo in te. Sono qua? Sei qua perché mi sono fermato. Vabbè, lo sai che io vado meglio in salita. Lo so. Va qua come... Che bello che è. Bellissimo. E lo perde? Sì, ormai ci vediamo a casa. Dai! È così t'ho fregata! Non te l'aspettavi, eh? No! Chissà cos'è sta roba? Non è che è il traforo questo? Ci passano le macchine. Sarà la galleria quella che al posto di fare il passo fa la galleria. Arrivi in fondo, ci sarà il buco nella montagna e sbuchi in Svizzera. Incrociano le traiettorie! E scappa, attenzione! Ma dove vai che sono qua appiccicato? Ma dove vuoi andare? Vieni a fare la della mia corsia alla curva, Boh. Ah, qua c'è lo stop. Quindi? Tutte le direzioni a Osta. A Osta? Certo. Bene, direi che la parte principale della discesa del passo l'abbiamo fatta. Adesso inizia praticamente una sorta di superstrada a venire giù perché è veramente larghissima. Cosa dire, Luna? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire, fans? Fans! È stata la mia prima volta in Val d'Aosta. Guarda qua, belli, ciao. Ah no, aspetta, ci hanno fatto il segno di rallentare. Ho visto anch'io uno. Ah, occhio, carabinieri. È 70 il limite, sto andando a 65. Uno su 10, Comunque, ho fatto il sondaggio. Se quando la gente vede il posto di blocco lo segnala o no. E ho scritto sì, bravo, no, infame. In tanti hanno votato no infame, No, qua si schiatta comunque. Sì. Bene, siamo tornati giù, siamo da Osta. Adesso Luna, dammi una mano che dobbiamo cercare... Ah, merda. Cosa? Ho preso per autostrada. Ma no, aspetta, guarda, ci sono i cartelli blu. A destra. Courmayeur, giusto? Ah, mi è andata di culo. Super di culo. Statale 26, è quella che dobbiamo far noi. Ah, Osta, giusto. Dato che da qua penso che sia tutta statale, secondo me possiamo teletrasportarci direttamente a Presendidia per iniziare l'altra salita. Ah, ok. Ciao fans. Ciao fans. Siamo qui al Gran San Bernardo, abbiamo appena fatto volare il drone. Paesaggio della Madonna. E adesso andiamo al piccolo San Bernardo. Sei pronta? Sono andata pronta. Allora andiamo.